Passiamo al secondo ospite, che è Giovanni Weger, in rappresentanza del collettivo Campo Saz, che è un gruppo nato nel 2013 da una fusione, collaborazione tra Campo Marzio, il gruppo Campo Marzio e Aguaz, che dal primiero ha, con i primi esperimenti di progetti e di autocostruzione anche di progetti nel primiero, si sta espandendo, ha avuto successo, le prime esperimenti hanno funzionato e quindi questo gruppo è riuscito a coinvolgere altri soggetti e fare altre iniziative, interventi anche oltre i confini nazionali. Ti devo lasciare, sì, ci scambiamo posto, poi pure. Buon pomeriggio a tutti, appunto sono Giovanni Weger, membro del collettivo Campo Saz. E cos'è Campo Saz? È un collettivo, un workshop internazionale di autocostruzione in scala 1-1 di oggetti architettonici realizzati in legno. E, è nato appunto nel 2013 dalla volontà di alcune associazioni culturali, tra cui Campo Marzio e Aguaz di Val di Primiero e altri singoli, che hanno deciso di unire le forze per promuovere l'interazione tra diverse discipline e professionalità legate alla progettazione architettonica. E, qui appunto potete vedere alcune delle strutture realizzate dal collettivo in questi ultimi 3 anni. In cima a destra potete vedere una struttura che abbiamo costruito in Olanda, e negli altri casi sono tutte costruzioni in primiero. E, il network di gente che ci sta aiutando si sta espandendo sempre di più, perché ad ogni workshop, a ogni laboratorio vengono a partecipare 12 falegnami, ingegneri, architetti che noi di volta in volta selezioniamo, che devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. E quindi questo ci permette di creare un network che di volta in volta appunto si espande e apre nuove possibilità riguardo la costruzione di strutture, quindi in Italia e all'estero. Obiettivo dell'iniziativa è appunto quello di condensare in un'unica esperienza i processi di progettazione e realizzazione pratica di un'opera, valorizzando l'intero processo creativo. È molto importante dal nostro punto di vista l'intero processo creativo più che il risultato finale, che appunto prevede l'uso della carpenteria come mezzo di espressione oltre al progetto vero e proprio. Adesso vi volevo mostrare volevo mostrarvi un video che è esplicativo di cos'è Campo Saz. Se la musica non funziona, comunque le immagini parlano. Racconta qualcosa. No. Sì, come potete vedere sono tutti ragazzi che non hanno esperienza lavorativa prima di riguardo la carpenteria. E quindi ci sono delle situazioni particolari che si creano di volta in volta. Qui potete vedere un condensato di tutto il processo creativo. Queste sono strutture che abbiamo costruito per la prima edizione in primiero. Uno è appunto l'atterraggio di una piattaforma per guardare dei paracadutisti. E l'altro è una piccola piazza che abbiamo costruito in Val di Primiero. E ecco, questo è il video. Questo aveva più di 35 anni. Questo aveva... Sì, c'è...
C'è da dire che ci avvaliamo sempre di un aiuto esterno, di un artigiano o più o due artigiani che ci vengono ad aiutare durante le fasi di realizzazione dell'opera, perché ovviamente noi abbiamo accumulato abbastanza esperienza, però non ci siamo formati come artigiani, insomma siamo architetti, quindi ci avvaliamo sempre di un aiuto esterno. Ma veniamo al caso di oggi, che è il Campo Sats 2015 in Transilvania, in Romania, nella città di Brașov. Durante le fasi di analisi del territorio che abbiamo eseguito durante l'inverno del 2015, abbiamo individuato due luoghi, due punti nevralgici del territorio su cui andare a intervenire. E uno in mezzo alla città, immerso nel tessuto urbano, e l'altro invece in cima al Monte Tampa, che è questo monte che sovrasta la città di Brașov e che è riserva naturale e che è particolarmente amato dai cittadini per le sue qualità paesaggistiche molto evocative. E quindi noi oggi ci occuperemo principalmente del caso B, cioè del belvedere che abbiamo costruito sul Monte Tampa. E qui ho inserito una carrellata di immagini per farvi arrivare un po' l'atmosfera che si respira durante il workshop. Questo è il nostro tavolo di lavoro che precede la realizzazione vera e propria dell'opera. Sono due giorni di intensivo lavoro di progettazione. Comprese anche le nottate che ci dobbiamo anche fare, perché è un lasso di tempo così breve che ci obbliga a essere molto rapidi nella progettazione. Questo è un esercizio spaziale, diciamo, un esercizio molto interessante che facciamo con i partecipanti sul luogo di progetto, cioè tendiamo degli elastici e formiamo appunto delle direttrici, delle forme geometriche spezzate o meno, che appunto lavorano, interagiscono con la morfologia del luogo. E inoltre questo esercizio ha il pregio di creare un rapporto di sinergia nel gruppo, quindi di affiatare direttamente il gruppo. Una cosa importante del lavoro che facciamo è appunto quello di lavorare sul luogo di progetto, cioè non è come una normale pratica di architettura in cui si va a visitare il luogo e poi si torna in ufficio e si disegna, ma qua abbiamo la possibilità di agire direttamente sul luogo, di stare lì, di misurare con il nostro corpo, di sentire gli input, diciamo, che ci arrivano da quel luogo e di agire di conseguenza. Ecco, questo è il camion che ci ha portato il materiale fino a un certo punto della montagna, sottolineo fino a un certo punto perché dopo abbiamo dovuto portare il materiale a mano e è stata una notevole fatica e avevamo 12 travi da 12x12, 6x6, 3x6 e tavole da 12x2. Quindi abbiamo deciso di costruire due strutture, una sorta di parallelepipedo e una sorta di piattaforma. Tutte e due fuse, diciamo, con questo tentativo di fusione con gli elementi della natura. E qui avete un po' di immagini del cantiere e qui adesso un po' di pubblicità. Abbiamo sempre avuto il sostegno importantissimo del nostro sponsor principale, che è Rotoblas, che ci ha sempre fornito viti di ogni genere in tutti i nostri workshop, che adesso siamo a 8 workshop e ci ha sempre fornito un notevole supporto, quindi un grazie particolare a Rotoblas.
Ma veniamo alle fasi di progetto. Questa faceva molto caldo in quei giorni, in Romania era luglio, e queste sono alcune fasi della realizzazione. Qui potete intravedere la piattaforma che sta prendendo forma, e qui sono altre immagini del cantiere. Qui un dettaglio costruttivo. Diciamo che il nostro approccio è appunto quello dell'artigianato, del lavoro di carpenteria, insomma, fatto un po' improvvisato, quindi dobbiamo un po' affidarci ai carpentieri che ci aiutano, un po' inventare noi. Però questo è il nostro modo anche di agganciarci a una sorta di tradizione che viene dai nostri luoghi, cioè il Trentino, quello che noi ci portiamo dietro anche come patrimonio sensoriale, culturale, appunto quello del lavoro manuale, del lavoro del legno, del lavoro di carpenteria. Quindi questo è un po' il nostro modo di agganciarci alla tradizione, oltre al fatto di condensare in un'unica esperienza, cioè in 10 giorni, tutte le fasi della progettazione e realizzazione dell'opera, che ci preme molto perché ci dà la possibilità di seguire con estrema cura tutte le sfaccettature del lavoro, e quindi ci dà una libertà nella creazione notevole. Questo è il nostro generatore, che doveva essere protetto dal sole perché sennò andava in tilt. E queste sono alcune immagini del progetto quasi finito, quasi terminato. Questa è appunto questa sorta di parallelepipedo che si incastona nelle rocce. E questa invece è la piattaforma di cui vi parlavo prima, che adesso comincia a essere finita. E queste sono alcune immagini del lavoro finito. È in un punto notevolmente panoramico, molto amato, appunto, come vi dicevo, dai locali, molto frequentato dai turisti, e abbiamo agito in un, secondo noi, secondo la nostra analisi, in un punto di importante, diciamo, dal punto di vista sociale, e che diciamo, nel tentativo di avviare solidi processi di rigenerazione architettonica e sociale in questo luogo. Ecco, questa è un'altra immagine. Come vedete, ci sono questi tre livelli nel parallelepipedo, collegati con una scala e con un'apertura sulla cima, diciamo. Ci sono vari livelli di possibile fruizione di questo oggetto architettonico. E come vi dicevo, si mescola, tenta di mescolarsi il più possibile con l'ambiente naturale, certo tenendo in considerazione il fatto di avere un oggetto architettonico, cioè con delle linee ben definite, quindi il lavoro dell'uomo, diciamo, non si mescola più di tanto a quello della natura, o sì, meglio, si mescola, ma ha delle linee nette, cioè si deve vedere, si deve notare. E questo, solo a titolo informativo, è il lavoro che abbiamo fatto in centro, nel centro città. È una piattaforma di gioco per i bambini e funge anche da piattaforma per un festival che c'è lì tutti gli anni, che è il Bohemian Festival. Questa è un'altra prospettiva. Ecco, tenete in considerazione che queste strutture sono state realizzate, progettate e realizzate in 10 giorni. E queste sono alcune immagini delle persone che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto, che sono, insomma, molto
tanti, perché dal punto di vista umano, insomma, questo workshop, questo laboratorio, dà molto dal punto di vista dell'apertura, dei contatti che si possono sviluppare, delle opportunità di lavoro e dello scambio che si ha tra le diverse figure che partecipano, perché poi sono magari persone che vengono dall'altra parte del mondo, dall'Australia, dall'America, e che portano un certo modo di fare architettura, quindi un certo approccio. E questa è una figura, è una fotografia finale che vi ho inserito per farvi vedere il gruppo di lavoro. Grazie.